Buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di una teoria su One Piece. Vi ricordo che sono solo teorie, quindi niente di certo. In questo video vi parlerò di Dragon e di un segreto che è stato accennato nel Databook Viewer Card volume 3. Infatti, se ricorderete il video informativo che feci qualche tempo fa, vi lascio il link del video in questione sulle schede, parlate del passato di Dragon. Ma ho omesso questo particolare per parlarne più approfonditamente ora. In questo video cercherò di capire quale sia effettivamente questo segreto del capo dell'armata rivoluzionaria. Quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Inizierò con un recap generale delle ultime informazioni riguardante Dragon. Dragon era un cittadino del regno di Goa. Improvvisamente quest'ultimo realizzò quanto fosse corrotto il mondo e si convinse che fosse suo dovere cambiarlo in meglio. Quindi fondò l'armata rivoluzionaria e ciò avvenne nel lasso di tempo tra la morte di Roger e la nascita di Luffy. Il suo obiettivo principale è la pace. Le vittorie in guerra sono solo il mezzo per raggiungerla e non qualcosa di cui gioire. Il nome della sua nave è Vientogramma, riferito alla nave di Fidel Castro, cioè alla Gramma, con cui ebbe inizio la rivoluzione cubana. Ed infine viene accennato che Dragon possiede un segreto che riguarda il suo passato, del quale i suoi subordinati non sono venuti a conoscenza. Ma se comunque quest'ultimi ne venissero informati, essi continuerebbero a seguirlo senza alcun dubbio. Quindi, stando a ciò, Monkey D. Dragon possiede un segreto che non ha nemmeno rivelato ai suoi uomini. Quindi sarà qualcosa di grosso, oppure qualcosa di assoluta vergogna per quest'ultimo. Io ho pensato a tre ipotesi su cosa possa essere questo misterioso segreto. La prima ipotesi riguarda l'ipotetica carriera da Marine che potrebbe aver intrapreso da giovane. Sappiamo che Garp è fissato con la Marina e avrebbe voluto che anche esse e Luffy fossero diventati dei Marine, quindi sicuramente avrà fatto lo stesso con suo figlio. E credo che Dragon, entrato nella Marina, vide quanto quest'ultima fosse corrotta e come gli ammiragli sottostavano agli ordini dei draghi celesti, reputandoli meschini e crudeli, e quindi pensò di lasciare quest'ultima e fondò l'armata rivoluzionaria. Quindi è possibile che il segreto che non ha nemmeno rivelato ai suoi uomini e che riguarda il suo passato potrebbe essere questo. Forse per lui è stata una mortificazione e lo pensava che la Marina fosse tanto corrotta e non vorrebbe apparire debole davanti ai suoi uomini. Prima di passare alla seconda ipotesi, vorrei linkarvi un video di Ronin, dove parla anche lui del passato di Dragon. Potete trovarlo qui sopra sulle schede o in descrizione. La seconda ipotesi riguarda la sua ipotetica vita da pirata. Penso che io non sia stato il primo a pensare che Dragon abbia fatto davvero il pirata da giovane. Forse faceva parte anche di qualche ciurma pirata famosa. Ricordiamo che ha 55 anni. Potrebbe aver fatto parte addirittura della ciurma dei pirati Rocks o qualche altra ciurma famosa dell'epoca. Ricordiamo che è pur sempre il padre di Luffy, quindi avrà sicuramente lo stesso carattere, o giù di lì. E se Garp da una parte avesse voluto che lui divenisse un Marine, dall'altra Dragon potrebbe aver voluto prendere il mare, divenendo quindi un pirata. Ma nonostante ciò, vide comunque che il governo era ancora più marcio e corrotto dei pirati stessi, e alla fine decise di lasciare la pirateria e di creare l'armata rivoluzionaria, e non rivelare ai suoi uomini che prima di diventare un rivoluzionario egli fosse stato un pirata, e quindi una cattiva persona. Ovviamente ciò non vuol dire che i Mugiwara siano cattivi, ricordiamo che loro fanno i pirati senza comportarsi da veri pirati. La terza ed ultima ipotesi riguarda il suo ipotetico legame con i draghi celesti. Infatti nell'ultimo One Piece Magazine volume 5 viene evidenziata la stranezza del nome del capo dei rivoluzionari, ovvero Dragon, e che costui stia cercando di distruggere i draghi celesti e fermare quindi il loro assoluto potere sui mari. Quindi stando a ciò, io avevo pensato che Garp avesse avuto un figlio da un drago celeste e quindi abbia chiamato suo figlio Dragon proprio per rendere omaggio a sua moglie, forse defunta, forse no. Infatti questa cosa può essere anche confermata nel capitolo 905, dove vediamo Restelli che chiede a Garp di farlo diventare un drago celeste, dato che sembrerebbe che il viceammiraglio abbia dei contatti tra i nobili mondiali. Ipotizzando ciò possiamo pensare che Dragon non voglia far sapere ai suoi uomini di essere figlio di qualcuno che fa parte di quella cerchia, da lui tanto odiata, e che egli stesso sta cercando di distruggere, avendo creato addirittura l'armata rivoluzionaria. Forse ai suoi uomini non interessa tutto questo, dato che viene detto che se quest'ultimi venissero informati, essi continuerebbero a seguirlo senza alcun dubbio. Diciamo che in questo video mi sono dato alla pazza gioia e ho ipotizzato di tutto e di più. Ovviamente dovete prendere queste teorie come tali e non come verità assoluta. E soprattutto fatemi sapere quale secondo voi potrebbe essere il segreto di Dragon. Il video è finito, vi ricordo la collaborazione con Pamplic, link in descrizione, ed usando il codice ILGUN91 avrete diritto al 15% di sconto. E inoltre per tutto febbraio potete usare il mio codice tutte le volte che volete, anche su prodotti già scontati in precedenza. Se fossi voi ne approfitterei. Non dimenticate di entrare nel canale Telegram di One Piece Legacy e noi ci sentiamo in un prossimo video.